Gloria a Dio, Signore sia lodato. Gloria a te Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome santo, Signore. Siamo ben felici, o Signore, di comparire dinanzi al tuo cospetto. Sono numerose le richieste, o Signore, che si affollano nella nostra mente, ma una più di tutte, o Signore, vogliamo rivolgerti all'inizio di questo culto. Ti chiediamo, o Signore, vivifica il nostro cuore, o Signore, infervora ognuno di noi, o Signore, per mezzo del tuo spirito, e fa che stasera ognuno di noi possa darti lode, gloria, onora, così come ti spettano. O Signore, prendi nelle tue mani il cuore di ognuno di noi, e fa, o Signore, che possa essere confortato, riscaldato dal tuo dolce tocco. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, che è benedetto con te in eterno. Principio di questo culto, nel nome del nostro Signore Gesù, che è benedetto da ora in eterno. Il numero 15. Capitolo 3, dal primo versetto. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. A me certo non è grave lo scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quei della mutilazione, poiché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcun altro pensa avere di che confidarsi nella carne, io posso fare molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, nostro Signore.
per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, cosicché io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso, semmai io possa afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fin qui la lettura della parola del Signore. Bellissime queste parole, ma stasera mediteremo in particolare un po' il motore di questo passo, il versetto 3. I veri circoncisi siamo noi, il vero Israele siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Il vero Israele siamo noi. Queste parole, per la loro estrema fermezza e chiarezza, potrebbero suonare presuntuose, e potrebbero suonare presuntuose soprattutto oggi, in un tempo particolarmente tollerante. Ma a parte la tolleranza, che è cosa giusta, in un tempo particolarmente accomodante, oggi, tempo, ripeto, d'ecumenismo, New Age, pensiero debole, insomma tempo nel quale non ci sono certezze, o meglio tempo nel quale non c'è la certezza, semmai vi sono diverse possibilità, tempo nel quale la religione è vista più come un tempio con tante colonne che un'unica ferma colonna. Per la qualcosa religione ha diversi aspetti, tu scegli quella che preferisci, in fin dei conti nessuno può giudicare nessun altro, non esiste la verità assoluta. In un tempo come questo, il nostro in particolar modo, queste parole potrebbero risultare presuntuose. Noi siamo il vero Israele. In altre parole, Paolo sta dicendo: noi siamo i veri credenti. E personalmente mi accodo all'Apostolo Paolo e permettetemi di dire: noi apparteniamo alla vera Chiesa. Lo so, incorro in giudizio, forse nel giudizio di qualcuno, e probabilmente incorro anche nella critica di qualcuno. Lo so, per questo motivo possiamo essere tacciati di essere presuntuosi, di essere arroganti forse, ma il tutto non sta nella nostra convinzione personale. E l'Apostolo Paolo qui ci dà almeno tre segni che distinguono i veri credenti. Tre segni che devono essere presenti in ogni vero credente, in ogni chiesa che si reputa chiesa di Cristo o parte della chiesa di Cristo. Questi tre segni non possono mancare. Ed essendoci questi tre segni, si può dire serenamente: noi apparteniamo a Cristo Gesù. Nel momento in cui non c'è questa certezza in noi, sorelle e fratelli, nel momento in cui questa certezza viene meno, nel momento in cui le nostre labbra non possono dire con fermezza questo, e il nostro cuore è titubante, e la nostra mente vacilla, e la timidezza ci preme, e, ripeto, in pubblico abbiamo problema a dirlo, è il momento che ci fermiamo e cerchiamo la faccia di Dio. Perché se è vero, come è vero, che ogni credente è il Tempio dello Spirito Santo, ogni credente sa d'essere un figliuolo di Dio. Sono i segni, dunque, che devono caratterizzare ogni vero credente ed ogni chiesa che reputa di far parte della Chiesa. Quali sono questi segni? Abbiamo letti. L'Apostolo inizia dall'esterno verso l'interno. Inizia dall'esterno
parlando innanzitutto del culto. Noi siamo i veri credenti che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito Santo. L'Apostolo inizia da quello che si vede. Cosa si vede in un credente a primo acchito? Il servizio. E in una chiesa che cosa si vede al primo impatto? Quello che noi chiamiamo il culto, il servizio. Bene, i veri credenti offrono il loro culto al Signore, ma è un culto speciale, un culto per mezzo dello Spirito di Dio, in contrapposizione al culto del tempo, del Tempio, il culto fatto di riti, il culto fatto di offerte, un culto che aveva un senso una volta ma che non ha più senso. In contrapposizione al ritualismo, dunque, al culto fatto di riti, in contrapposizione al formalismo, il culto fatto soltanto di forma ma dove non c'è la sostanza. In contrapposizione a tutto questo, il Signore ci ricorda che il culto viene offerto a Dio per mezzo dello Spirito di Dio. Ora, il culto ha due aspetti, sorelle e fratelli. Uno privato, è il culto che noi offriamo a Dio nel segreto di casa nostra. La preghiera devota, la lettura fervente della parola di Dio, questo è il culto privato che tutti rendiamo a Dio. Un credente che non offre questo culto al Signore è un credente che deve fermarsi dinanzi a Dio e cercare l'aiuto e cercare la faccia del Signore. Se tra noi vi sono credenti, dicevo, che ormai da giorni, settimane, mesi non pregano a casa, io vi dico nell'amore del Signore, voi dovete cercare il Signore, perché il primo segno di un figliolo di Dio è il culto, è innanzitutto il culto privato. Quando lo Spirito Santo entra nel cuore di un credente, la preghiera nasce spontanea. Io penso che nessuno mai ci ha insegnato a dire gloria a Dio a tempo durante il culto. Io credo che nessuno mai ci ha insegnato a dire grazie Gesù. Io credo che nessuno mai ci ha insegnato a testimoniare tutto quello che noi diciamo al Signore, tutte le preghiere che leviamo a Dio. Io ne sono più che certo, non ce le ha insegnate nessuno. Perdonate la presunzione, ma non è tale. Ce l'ha insegnato il Signore stesso. La prima volta che abbiamo detto gloria a Dio, ci siamo accorti di averlo detto quando l'abbiamo sentito con le nostre orecchie. Questo è il culto privato che ogni figliolo di Dio rende a Dio, appunto. Ebbene, se fra noi, ripeto, v'è qualcuno che da tempo non rende al Signore questo con piacere, con gioia, e non lo rende per alcun altro motivo, cerca la faccia di Dio. Non è un buon segno, anzi, è un segnale che dovrebbe metterti in allarme. Ma stasera c'è qui il Signore, Egli è pronto a vivificare nuovamente il tuo cuore, Egli è pronto a risollevarti, Egli è pronto a circondarti con canti di libertà. Ma c'è l'altro aspetto del culto, che è quello pubblico, quello che rendiamo insieme al Signore, sia essa la riunione di preghiera, sia lo studio biblico, sia il servizio, è il culto pubblico. Ma anche questo noi rendiamo a Dio per mezzo dello Spirito di Dio. Vogliamo soffermarci di più su questo? Le parole dell'Apostolo Paolo ci ricordano quelle di Gesù, e già mi precedete, vero? In Giovanni, quando Gesù, parlando con la Samaritana, dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. È un culto dunque reale, non è evanescente, non è qualcosa che si rende a Dio una volta sì, una volta no, non è un servizio che si rende al Signore senza nessuna regola e senza nessun canone, no. Abbiamo letto, noi offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Un culto reale. Ma è anche un culto sostanziale. Noi adoriamo il Signore. Dice Gesù, i veri adoratori, gli adoratori sono coloro che si inchinano, che si prostrano. Coloro che si prostrano dinanzi al Signore, rendono a Dio la loro adorazione. Cosa vuol dire, sorelle e fratelli? Vuol dire che la parola culto
quella che noi usiamo in italiano culto, ai tempi dell'Apostolo Paolo voleva dire servizio, ma voleva dire anche prostrarsi, inginocchiarsi, chinarsi. Il culto che noi offriamo a Dio, il culto per mezzo dello Spirito di Dio, è il culto reso con un cuore arreso dinanzi al Signore. I nostri cuori sono piegati dinanzi a Dio. Se i nostri cuori hanno delle ginocchia, non credo. Se l'anima nostra ha delle articolazioni, non lo penso. Comunque se ce le ha, dinanzi a Dio sono piegate. Il nostro capo tocca per terra dinanzi a Dio. E non è umiliazione. Non è l'umiliazione dello sconfitto dinanzi al vincitore. Ma è l'amore, la gratitudine di colui che era morto ed è stato portato in vita. Per mezzo dello Spirito di Dio, tu e Dio insieme sentiamo in questo momento Dio che ci dice: cercate la mia faccia. E quello Spirito Santo che non ci ha insegnato, che ci ha insegnato, scusate, a dire gloria a Dio e grazie al Signore, è lo stesso Spirito che quando siamo insieme spinge il nostro cuore all'umiliazione. È lo stesso Spirito che addolcisce l'anima nostra. È lo stesso Spirito che fa sorgere in noi pensieri di gratitudine e d'amore verso Dio. Questo è un culto sostanziale, non è un culto formale. Amen. L'errore che molte volte si fa è questo. Si chiama formale un culto ordinato. No, formale è un culto dove non c'è la sostanza. Un culto morto. Un culto reso da uomini e donne, da credenti, non sia mai Dio ce ne scansi e liberi per sempre, da credenti che dentro non si piegano, che dentro non si prostrano, che dentro non adorano. Quello è un culto morto. Un culto dove non c'è lo Spirito di Dio. Un culto fatto di parole, di forma, ma senza il Signore. Ma laddove c'è lo Spirito di Dio non è mai un culto morto. Può essere forse un culto debole, può essere forse un culto stanco. Questo non ci fa onore. Ma noi offriamo a Dio il culto per mezzo dello Spirito di Dio. Sorelle e fratelli, scusate l'intraprendenza, stasera forse esagero, ma voi credete che lo Spirito di Dio stasera è qui in mezzo a noi? Voi credete che stasera il Signore è qui in mezzo a noi, gli stiamo offrendo il culto per mezzo dello Spirito di Dio? Sorelle e fratelli, facciamo parte della vera Chiesa. È un culto spirituale, perché è vivo, perché è sentito, perché è suggellato dallo Spirito di Dio con le preghiere, con le testimonianze, con la parola, con i doni, con i segni. In questo senso è un culto spirituale. Mettete insieme tutti noi, siamo qualche centinaio penso, non sono bravo a contare. Mettete insieme 200, 300 persone, coraggio, metteteli insieme fuori, nel mondo. Avrete un assembramento, avrete un comizio, ma io vi chiedo, avrete mai una riunione come questa, nella quale insieme si lode Dio, nella quale sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, si innalzano preghiere, testimonianze e tutto si muove a tempo? Se questo accade è per la presenza dello Spirito di Dio. Oh sorelle e fratelli, quanto poco apprezziamo questo e quanto più dovremmo essere disposti ad essere usati a Dio per mezzo dello Spirito Suo. Ecco qui, l'Apostolo parla a credenti i quali hanno avuto dei problemi con dei giudei, i quali hanno detto loro: sì, è vero, Cristo è il Signore, ma voi dovete assolvere a certi obblighi della legge, dovete far questo e quell'altro. E una volta l'anno al Tempio, Paolo sta parlando loro e sta dicendo: no, il Tempio è un culto che non ha più senso. Voi offrite a Dio il culto per mezzo dello Spirito di Dio. È il primo segno. Ce n'è un secondo. Il secondo segno è oltre al culto e andiamo oltre. Ho detto dall'esterno verso l'interno, da ciò che si vede a ciò che non si vede. Il culto, ciò che si vede. Ma dopo, cos'è la seconda cosa che si nota entrando in una chiesa che loda il Signore? Secondo me, sorelle e fratelli, la prima cosa che si nota, alle volte un po' poco, scusate, ma la prima cosa che si nota è il nome di Gesù detto, annunciato, ringraziato, glorificato un po' da tutti. Entri, inizia il culto, ti siedi, cosa noti?
senti delle donne, degli uomini che dicono gloria a Dio, gloria a Gesù, qualcuno che presiede e che parla di Gesù il Salvatore, un cantico che esalta il Salvatore, una parola e secondo segno, ci gloriamo in Cristo Gesù. Noi esultiamo in Cristo Gesù. Guardate che bello, il culto è reso a Dio per mezzo dello Spirito di Dio per proclamare Cristo. E all'opera l'intera Trinità. Ebbene, cosa vuol dire offrire il nostro culto a Dio per mezzo dello Spirito di Dio e poi gloriarci in Cristo Gesù? Vuol dire che il centro del culto è Cristo, ma vuol dire qualcosa di più. Gloriarsi in Cristo Gesù vuol dire anche esultare. Esultare in Cristo Gesù. Gioire in Cristo Gesù. Ritorno a quello che dicevo poco fa. Chi ci ha insegnato a dire gloria a Dio? Nessuno. Ma quando diciamo gloria a Dio, non lo diciamo, penso, per abitudine, ma lo pensiamo perché, lo diciamo perché nel nostro cuore gioiamo nel Signore. Insomma, capita quello che capitò ai due sulla via d'Emmaus, che soltanto dopo capirono, dissero l'un l'altro, non ardeva il cuor nostro mentre egli ci spiegava, non bruciava dentro l'anima nostra, non sentivamo qualcosa dentro che fermentava. Però loro non capivano. È quello che capita a noi, nel cuore qualcosa brucia. Il ringraziamento al Signore, la gratitudine a Dio. E allora glorifichiamo e ringraziamo Gesù. Il nostro cuore gioisce in Gesù. Sei stanco, entri, canti. E canti un cantico, il primo cantico che ascolti e che forse non riesci nemmeno a cantare come dovresti. Ecco che nel primo cantico magari, ma che dico, nella prima strofa vi è un riferimento a Cristo il Signore. E il tuo cuore s'apre. Magari c'è una sorella accanto a te, un fratello, che mentre tu sei presente al culto dice gloria a Gesù. E quel gloria a Gesù, che in altri casi forse non ti avrebbe fatto nulla, in quel momento per te è come una carica di vitamine. Il nome di Gesù, benedetto nome, basta da solo per fare infervorare il nostro cuore. E noi esultiamo in Cristo Gesù. Noi ci gloriamo in Cristo Gesù. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Gesù è il primo del nostro culto e l'ultimo. Quando ci inginocchiamo a casa, il nostro pensiero va subito al nostro Salvatore. E quando chiudiamo la preghiera, noi la chiudiamo sempre nel nome di Gesù, benedetto in eterno. È vero? È il primo e l'ultimo, avete visto? Leggiamo la Bibbia, leggiamo qualunque passo, vi sfido, qualunque passo lo leggiamo, comunque la parola di Dio ci riporta a Cristo. È il primo e l'ultimo. Veniamo al culto. Apriamo il nostro culto nel nome del nostro Signore Gesù. E quando chiudiamo il culto, noi lo chiudiamo rivolgendoci ancora al nostro Signore Gesù. E quando parliamo della salvezza, parliamo di Cristo. E non potremmo non parlare della croce. Fratelli, non finisco più. Noi esultiamo in Cristo Gesù. E il secondo segno. Vuoi vedere un vero credente? Un vero credente è un uomo, una donna, che ha sempre in bocca il nome del suo Salvatore Gesù. È qualcuno al quale, se tu parli di Gesù, gioisce. È qualcuno al quale, se tu parli del Salvatore, si rallegra. È qualcuno che non ti dirà mai, basta, non parliamo più di queste cose. È qualcuno che, se su un letto di dolore, si aspetta che tu gli dica, il Signore è vicino a te. È qualcuno che, se nel momento della gioia, sa guardare in cielo e dire, tutto questo me l'ha dato il mio Salvatore. È qualcuno che gioisce nella croce e nella resurrezione. Questo è un figliolo di Dio. È il secondo segno. Se tu gioisci in Cristo Gesù, tu sei un vero figliuolo di Dio. Noi esultiamo, noi ci vantiamo, noi ci gloriamo in Cristo Gesù, di cuore, noi ci vantiamo.
E Paolo si vantava di Gesù. Non era morto? L'avevano riempito di botte, non era morto? Il Signore mi ha guardato. Aveva predicato a Corinto e centinaia avevano accettato Gesù? Il Signore ha operato. Era ritornato in vita il bambino? Il Signore lo aveva portato in paradiso e aveva visto cose che nessuno ha mai visto? Io non mi glorierò di me stesso, ma mi glorierò in Cristo Gesù. Sappiamo vantarci nella stessa misura anche noi del nostro Signore? O alle volte, forse, ci piace un po' accarezzare anche i nostri meriti. Ma sorelle e fratelli, se non avessimo Gesù, noi stasera non saremmo qui. E se non fosse per il nostro amato Salvatore, stasera lo Spirito Santo non potrebbe essere qui. E se non fosse per il nostro amato Salvatore, tu ed io non potremmo parlare di Lui. Non vedremmo anime venire ai piedi di Dio. Non potremmo parlare della salvezza se non fosse per Gesù. Gesù è il primo. Gesù è l'ultimo. Egli è colui che apre, nessuno chiude. Egli è colui che chiude, nessuno apre. È colui che apre dinanzi a noi le porte, noi le varchiamo e andiamo avanti nel suo nome. È colui che chiude dinanzi a noi le porte, ci protegge e nessuno ci fa del male. Cristo è tutto. Cristo è il tutto della Chiesa, è lo sposo. Noi ci gloriamo e ci vantiamo in Cristo Gesù. C'è l'ultimo segno. Dall'esterno all'interno, la prima cosa che si vede, il culto, d'accordo. La seconda che si nota, gloria a Dio, il glorificare il nome di Gesù. La terza cosa si vedono le persone, si vedono i credenti. Terzo segno è la carne ignorata. Noi offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Ci vantiamo, ci gloriamo, esultiamo in Cristo Gesù, non ci confidiamo nella carne. Per carne non si intende il corpo, per carne si intende il nostro vecchio uomo. Sapete quel tipo antipatico che ognuno di noi ha dentro se stesso? L'avete presente? Quel tizio che ha il nostro volto, la nostra voce, o quella tizia, che ha la nostra voce, il nostro volto. Avete presente il vecchio uomo, sì? Quello che perde la pazienza? Quello che alle volte ci suggerisce cose non belle? Quello che alle volte ci fa distrarre? Il vecchio uomo. Quel tizio che ci crea sempre problemi con Dio. Quell'altra natura che noi che vorremmo tanto che fosse morta ma non è morta, ogni tanto tira fuori la testa, è parte di noi stessi. Ma noi non ci confidiamo nella carne. Noi non confidiamo in noi stessi. Il culto di Gerusalemme? Bello. Dissero gli apostoli a Gesù, guarda, guarda che tempio, guarda che pietre, guarda che colonne, guarda che bello, che grande. Gesù guardò il Tempio e disse, non resterà pietra su pietra, non resterà più nulla. Erano contenti di quello che vedevano. Guarda che bella chiesa, guarda che bell'edificio, guarda quanto siamo bravi, guarda quanto siamo istruiti, guarda quanto siamo spirituali, guarda quanti miracoli, guarda quanto fervore, guarda quanta capacità di parlare, guarda tutto questo e buttalo a mare. Noi non ci confidiamo in nulla di tutto questo. Anche quando ciò che vediamo è buono, noi desideriamo sempre confidare in Cristo Gesù. Noi non confidiamo nella carne. Non l'abbiamo fatto nella salvezza. Sei stato salvato per meriti? No. Nella salvezza perché ci ha salvato il Signore? Per amore. È venuto, ci ha detto io ti amo, io ho dato il mio figliolo per te, accettalo e tu sarai salvato. E noi abbiamo detto, che cosa vuoi in cambio, Signore? Niente, ti ho dato tutto io. Signore, ma dopo che sarò stato salvato, potrò dire che, piccolino così, è stato merito mio? No. Signore, quando sarò in cielo, dinanzi agli angeli, e anche ai fratelli, le sorelle, potrei dire, pochino così, che sono stato un bravo fratello? No. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Noi non confidiamo nella carne,
confidiamo in Gesù per la salvezza, è vero? Non confidiamo nella carne, nemmeno nella Chiesa. Non vi è sapienza umana, non vi è strategia ecclesiastica, non vi è potenza d'organizzazione, non vi è risveglio, non c'è niente che conti, non c'è nulla che esalti l'uomo che conti. Nella Chiesa noi abbiamo l'unica forza in Cristo Gesù. Che disse Gesù a Pietro? Signore, tu sei il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù disse a Pietro, su questa pietra, su questo che tu hai detto, sul fatto che io sono Dio, edificherò la mia Chiesa. Vuol dire che ci saranno anche altre chiese, ma che non saranno la sua Chiesa. Ma la mia Chiesa io la edificherò su questo, solo su questo. Cristo è Dio. E le porte dell'Ades, tutta la sapienza dell'inferno, tutta l'astuzia del nemico, quella astuzia che fece cadere Adamo ed Eva, non potranno prevalere su di essa. Tu ed io rimaniamo fedeli, non perché siamo bravi, ma perché siamo fondati su Cristo Gesù. Il Signore continua a salvare, non perché tu ed io siamo ferventi, ma perché Gesù è fedele. L'opera di Dio continua ad andare avanti, non per la bravura dei credenti, ma perché il Signore è fedele. Oh, sorelle e fratelli, quante volte ci diamo a mille pensieri dimenticando la cosa più importante. Pensiamo che l'opera di Dio vada avanti per strategie, per buoni propositi e buoni proponimenti, se ci fermassimo, se provassimo sempre più spesso a nasconderci nell'ombra, a nasconderci dietro la nuvola della gloria di Dio e a permettere sempre più il Signore d'operare ed apparire, io sono convinto, noi avremo il terzo pieno segno dei veri credenti. Noi non confidiamo nella carne, confidiamo in Cristo Gesù, nella Chiesa, nel mondo. Vi sono chiese, organizzazioni che hanno come precipuo compito quello di fare bella figura nel mondo. Ottimi istituti di teologia, grandi opere di beneficenza, tutte cose importanti, per carità. Ma disse Gesù, io vi mando nel mondo come pecore in mezzo ai lupi, non come lupi in mezzo alle pecore. Deboli, soli, non confidiamo nella carne, confidiamo in Cristo Gesù. Oh Signore, aiutaci a non ascoltare noi stessi, quelle nostre impuntature, quel desiderio in noi alle volte d'apparire, quella voglia che alle volte si scatena in noi, se non d'apparire comunque d'avere sempre il nostro posticino. Signore, aiutami a rinunciare di più a me stesso e che Cristo possa splendere, che durante il culto coloro che entrano non vedano una chiesa, ma vedano lo sposo della chiesa. Oh Signore, che quando io prego, testimonio, parlo, canto, predico, tutto quello che vuoi, quando io faccio questo, Signore, non si veda me, ma Cristo. Noi non confidiamo nella carne, confidiamo nel Signore. Questi sono i tre segni di un vero credente della vera Chiesa: il culto in spirito, Cristo esaltato, la carne ignorata. Io sono convinto, apparteniamo al Signore. Ma non credete, sorelle e fratelli, che ancora di più stasera siamo in dovere di ringraziare Dio e di dire: Signore, fa che mai nessuno di questi tre segni manchino in me e manchino nell'opera tua. Signore, sono qui, ti sto offrendo il culto per mezzo dello Spirito, voglio esaltare sopra ogni altra cosa il tuo figliolo Gesù. Signore, aiutami, fammi morire un altro po' di più affinché Cristo cresca di più in me. Amen. Ginocchiamoci e ringraziamo il Signore.
Ed ora la grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con ognuno di noi, da ora in eterno.